Ciao! Nell'ultimo video che abbiamo pubblicato, in cui ci allenavamo all'aperto, quindi sul prato, abbiamo utilizzato dei piccoli strumenti di allenamento e tra questi c'era la pallina, questa pallina molto semplice di gomma piuma che si può acquistare in qualsiasi negozio di articoli sportivi, anche dal tabacchino magari. Allora, grande richiesta, oggi vi faccio vedere una routine di esercizi da fare a casa, semplicemente utilizzando la pallina, un tappetino da mettere sul pavimento e andiamo a vedere che cosa si può fare. Allora, cominciamo con già l'interno cosce, addominali già precontratti e andiamo. Un po' di cielo. Cambiare la pallina e mettere. Pallina qui sotto il nostro sacco sforbiciata, andando a tenere l'ombelico molto risucchiato verso la colonna vertebrale. Sempre per l'interno cosce,
andando a diminuire i talloni e aprendo le punte verso l'esterno e le ginocchia verso l'esterno, si può fare questo movimento di flessione ed estensione, tenendo sempre contratto l'addome. E una variante possibile è quella di accennare una bicicletta. Prima in un verso e poi nell'altro. Possiamo allargare il petto, gomiti aperti, andare a comprimere la palla davanti al petto ogni volta che espiriamo. Perché no? Piegamenti sulle braccia. E in questo modo andiamo ad attivare meglio anche l'interno cosce. Perché no? Usare sempre, già che abbiamo la palla qua, usare sempre questa posizione della palla per andare a lavorare sui femorali. E sui glutei. Posizionando la palla sotto il petto, andiamo ad aiutare un'iperestension. Questi sono solo alcuni degli esercizi che si possono fare, alcuni esempi di esercizi che si possono fare semplicemente utilizzando una palla, quindi con uno strumento veramente molto accessibile, molto facile da trovare e anche molto molto economico. Se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i nostri video, come al solito vi chiediamo di commentarci, di linkarci, di condividerci sui vostri social network e di chiederci che cosa vi piacerebbe vedere ancora per migliorare la vostra forma fisica e la vostra fitness. Grazie e alla prossima. Senti Miki, momento di voce fuori campo. Ci dai qualche indicazione su quante ripetizioni fare di questi esercizi, di massimo okay. Quanto tempo fare? Ok, allora un allenamento come questo può essere anche molto molto efficace.
pace fatto anche per 20 minuti, quindi se si ha veramente poco tempo. Le ripetizioni possono essere dalle 8 alle 10 per poi cambiare esercizio e poi volendo ripeterlo anche no, bisogna stare molto attenti alla respirazione e all'esecuzione, quindi tendenzialmente sempre fare un bel controllo sull'addome, quindi avere sempre la percezione di avere la precontrazione dell'addominale, quindi l'ombelico risucchiato verso la colonna vertebrale e il più possibile, soprattutto quando si fanno lavori sulle gambe con i glutei, cercare di stare rilassati sulle spalle e non coinvolgerle, quindi cercare di tenere le scapole più libere possibili. Facciamo dalle 10 alle 15 ripetizioni, dai, poi più si è allenati, più se ne riescono a fare, ok? Grazie, ciao ciao!